Continua con un secco 2-0 la marcia del Foligno, che in avvio di ripresa sfrutta al meglio le occasioni create per piegare l'Atletico Orte. Atletico che soprattutto nel primo tempo ha giocato a livello della capolista ed in più di un'occasione ha sfiorato il vantaggio. Parte con il piede giusto il Foligno, che dopo appena 5 giri sul cronometro prova con Bracalenti dall'interno dell'area di rigore, ma il tiro è deviato in angolo. La risposta dei padroni di casa non si lascia attendere. Fusco mette al centro dalla corsia destra per Rampiconi, che ha poca fortuna. Passano pochi minuti e di nuovo il Foligno a rendersi pericoloso. Ginai da posizione defilata costringe Perugini alla deviazione in angolo. L'Atletico prende fiducia e senza particolari timori si porta in avanti. Al 19° ancora Fusco, in versione assist man per Piacentino, che di testa spedisce al lato. 5 minuti e dalla bandierina Giacchetti per Mancini, che di un niente sfiora il palo alla destra del portiere. Nel finale di tempo altra occasione per i padroni di casa con Fusco, che di testa non sfrutta la ghiotta occasione. Al ritorno in campo è subito Foligno. Dopo 30 secondi Ginai su assist di Cavitolo firma il vantaggio. L'Atletico prova a Giri, ma al secondo a fondo di Ginai arriva il raddoppio con Bracalenti che svolta l'indecisione di Cavalieri. Al 14° Rampiconi prova ad accorciare le distanze, ma il tiro termina dominante sul fondo. Al 20° Mari perde anche Fusco per infortunio e al 35° Ginai ha l'occasione per firmare la doppietta, ma Perugini fa buona guardia con Mancini che ci mette una pezza. In chiusura di gara sempre Ginai, ma il tiro è alto sopra la traversa. Al triplice fischio è festa per il Foligno, ma anche per l'Atletico. Resta una buona gara che lascia ben sperare per il futuro. Il Foligno è una squadra che da questo punto di vista ha dell'incredibile. Tu non puoi concedere una partita, cioè, tu fai due errori e loro ti ripartono e ti fanno due gol, ragazzi, è una cosa esagerata. Però dal canto nostro sì, purtroppo rimane solo il rammarico, perché ci servivano i punti per la salvezza. Però diciamo purtroppo, però d'altro canto me la tengo stretta la prestazione, perché vuol dire che i ragazzi hanno preso quella consapevolezza che io è tutto il giro d'andata che vado predicando. Ho detto prendiamo consapevolezza che siamo una buona squadra, che ce la possiamo giocare con tutti e diremo la nostra con tutti fino alla fine, cercando di arrivare a una salvezza tranquilla il prima possibile. Sì, giusto. L'Atletico Orte il primo tempo ha fatto un gran bel primo tempo, sicuramente noi un po' sottotono, però il merito secondo me è proprio dell'Atletico Orte, che non ci ha permesso di sviluppare insomma il nostro gioco, il nostro trame di gioco, e quindi gli vanno fatti i complimenti. Poi dopo il secondo tempo siamo riusciti subito ad andare in vantaggio e quindi poi la partita si è indirizzata in maniera completamente diversa. Però ripeto, il primo tempo ci hanno messo in grosse difficoltà.